Bene, allora prendo questa banconota da 10 e provo a metterli nel nostro salvadanaio. Non vuole i soldi? No? Oh! Mi ha quasi mangiato i denti. Ciao cari e benvenuti a Gioca con me. Oggi qualcosa di interessante per voi, un money safe, un salvadanaio elettronico per bambini oppure anche una cassaforte. È di nuovo molto molto interessante, funziona con le batterie, si possono inserire le banconote, è per i bambini dai 3 anni. Vabbè, incominciamo ad aprirla. Eccolo qui, il nostro distributore. Per caso sembra proprio una vera cassaforte in blu e bianco con scritto Money Safe. Poi sotto vanno messe le batterie, le ho già messe per risparmiare un po' di tempo. Il codice iniziale è 4 volte 0. 1, 2, 3, 4. Ecco, vedete che si accende la luce verde perché è giusto. E si sente un rumorino come se si aprisse una vecchia porta. Qui c'è un piccolo interruttore, si può accendere o spegnere il tono. Ah, qui sopra comunque vanno messe invece le monete, mentre qui le banconote. Allora direi, intanto chiudiamo. Se la porta rimane aperta per più di 10 o 15 secondi, poi fa bip bip. Così bisogna ricordarsi di chiudere la porta perché magari qualcuno potrebbe venire a rubare. Allora mettiamo qualche moneta prima di tutto, 50 centesimi, 20 e 1 euro. Allora vediamo. 1, 2. Ok, è giusto. Ora la password. Ecco qui i miei soldi. Si può anche cambiare la password comunque. Allora se si schiaccia sull'asterisco, così si può inserire un altro codice. No, mi sembra non funzioni. Non riuscivo a cambiare la password, pensavo 9669. Ma non è la password giusta? Quindi allora mettiamo ancora come 0. Oh oh! E ora non si apre più? Voglio i soldi! Penso di aver cambiato la password e non so più qual è. Aiuto! È troppo sicuro. Non è più 0000. Voglio i miei soldi! Allora, se per caso ci si dimentica la password, allora si possono togliere le batterie e rimetterle e poi diciamo così resettato il tutto. Potrebbero farlo anche gli altri. E poi bisogna ripartire con la password 0000. Ecco, ora posso riprendere i miei soldi. Penso però la voce è un po' nervosa, quindi la spengo. E ora proviamo a inserire delle banconote. Quello da 10 e vediamo. Wow! Sì, funziona. Ho ancora anche una carta, vediamo se ci passa. No, vabbè, si può inserire anche semplicemente carta volendo, no? Perché prende davvero qualsiasi cosa, uguale se sono banconote oppure carta. Ha sempre fame. Quindi è davvero divertente usare questo salvadanaio. Così risparmiare è addirittura divertente. Se
Se vi piace il nostro salvadanaio money safe, insomma la nostra cassaforte per casa, per bambini, mettete mi piace, scrivete nei commenti come voi risparmiate i vostri soldi e dove li nascondete. Avete un salvadanaio, lo mettete sotto il cuscino, se avete un maialino. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi e mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io mi riprendo i miei soldi intanto.